Ok, ci siamo. Buonasera a tutti, benvenuti a questa diretta dal MUA, Museo Civico di Sydney. Siamo al piano superiore del Museo Civico, dove è allestita la mostra dei maestri della grafica, per questa diretta della visita con i curatori, dove vi porteremo a scoprire questa mostra che abbiamo organizzato a gennaio, quindi durante l'apertura dopo il primo lockdown. Vi spiego giusto brevemente perché abbiamo deciso di fare questo evento in diretta. Beh, intanto, come saprete, con l'ultimo DPCM, è quasi difficile dirlo, diverse attività, sia attività commerciali che istituzioni culturali come i musei e le biblioteche sono state, soggette a chiusura. E quindi noi abbiamo deciso comunque di non fermarci. Di continuare a fare il nostro lavoro, no? La nostra azione di promozione e di valorizzazione, e quindi l'unico modo per farlo in questo momento è quello di farlo tramite i mezzi che abbiamo a disposizione, quindi internet e i social network. E oggi siamo qui per questo. Quindi direi di partire subito. Non sarà una visita guidata lunghissima, perché capisco bene che seguire una visita virtuale può risultare un po', come dire, faticoso, quindi vado subito a raccontarvi che cosa vedremo oggi. Allora, intanto partiamo da perché abbiamo pensato ad una mostra dedicata ai maestri della grafica. Da che cosa arriva questa idea? Intanto, il Museo Civico di Sydney nasce da tutta una serie di collezioni, tra cui quella appunto Terra, che è diciamo strutturata con tutta una serie di dipinti, incisioni, disegni, silografie che furono state donate nel 79 dal canonico Cesare Terra al comune di Sydney. E diciamo da questa donazione cosa succede? A un certo punto si forma il primo nucleo fondante del Museo Civico. Da lì noi abbiamo deciso, una volta arrivati qua al museo, di valorizzare questa collezione e quindi dare una forma differente all'organizzazione dell'allestimento. Abbiamo quindi allestito una mostra che mettesse diciamo a valore tutti i disegni, tutte le incisioni presenti all'interno della collezione Perla. Fondamentalmente stiamo parlando di appunto alcune tra le tecniche più antiche, nello specifico il disegno, che è appunto come dire, la tecnica espressiva più antica, che è nata appunto con l'essere umano. Facciamo riferimento ad esempio alle pitture rupestri delle grotte di Lascaux o alle incisioni rupestri della Val Camonica. Quindi tutta una serie di modi di comunicare che l'uomo ha sentito necessario esprimere già appunto da un'epoca così remota. Andando avanti, possiamo fare riferimento anche ad esempio alle decorazioni ceramiche protostoriche, nelle quali si usava il cardium per disegnare, delineare, definire delle geometrie. Successivamente questo bisogno si è evoluto e quindi sono arrivate le pitture parietali o la pittura da cavalletto. E ancora per questa tipologia di opere d'arte, perché così vengono definite, ogni qualvolta si effettuava un dipinto o un affresco, c'era sempre un bozzetto, un disegno preparatorio. E a questo punto arriviamo appunto a parlare della tematica che è più vicina a noi, quindi il disegno. Disegno, quando è che viene definita opera d'arte? Sicuramente in un'epoca molto più vicina a noi rispetto alla sua reale nascita. E quindi possiamo fare riferimento al XV secolo, quando già nella Firenze Medice, ad esempio, il disegno diventa un'opera d'arte. Ma perché questo? Perché delle persone, delle menti illuminate cominciano a concepire che quella creazione là, quindi il disegno preparatorio, il bozzetto, o un disegno in generale, aveva un senso a sé stante, quindi poteva essere definita un'opera d'arte. Ed è lì che nasce poi il collezionismo di queste opere, e appunto è anche grazie a questi uomini illuminati che ancora oggi riusciamo appunto a godere di queste cose. Ma a questo punto direi che è giunto il momento di arrivare alle opere che abbiamo nella nostra collezione, quindi inizierei subito da Tarquinio Sini.
Ecco, l'esposizione che abbiamo dedicato ai Maestri della Grafica qua al Museo Civico di Sinai comprende tra i tanti artisti soprattutto personaggi del Novecento sardo che hanno ruotato appunto sia nell'isola che nella penisola italiana. Uno su tutti, chiaramente non racconteremo tutte le opere che abbiamo esposte qua, ma utilizzeremo solo alcuni esempi di artisti che, come dire, si sono distinti nella storia del Novecento, della storia dell'arte isolana, ma principalmente anche che si distinguono all'interno della collezione Terre. E uno su tutti, appunto, è Tarquinio Sini. Nella collezione abbiamo presente una caricatura di Monsignor Pugeddu, è datata dal 1933, e Tarquinio Sini fu un grande illustratore, un grande caricaturista che già a partire dai primi anni del Novecento, artista nato a Sassari, si distinse non solo in Sardegna, ma soprattutto in tutta, come dire, l'isola, scusate, in tutta la penisola italiana, proprio per il suo piglio caricaturistico. Ed è abbastanza evidente come con una linea morbida riesca appunto nella caricatura di Monsignor Pugeddu a definire il carattere proprio di questo Monsignore, che evidentemente era appunto un personaggio abbastanza particolare. E lo definisce poi con questo, possiamo dire, piglio quasi arguto e una linea abbastanza briosa, ecco, nel definire soprattutto i lineamenti di questo Monsignore. Oltre a Tarquinio Sini, abbiamo anche altri artisti nella nostra esposizione. E ho scelto poi di farvi vedere Rita Termes, un'artista di origini sarde, ma nata in Spagna, che è evidentemente un'artista molto poco conosciuta in Sardegna e anche probabilmente poco studiata, che però appunto abbiamo deciso di esporre perché è presente nella collezione con due bozzetti relativi ad una Via Crucis realizzati per la Chiesa del Sacro Cuore di Quarto. Siamo nel 1959. Rita Termes, diciamo, è conosciuta almeno per gli specialisti, per aver collaborato tantissimo col fratello Giovanni, è un grandissima illustratrice, e questo carattere da illustratrice è abbastanza evidente anche nel bozzetto che abbiamo noi qua in esposizione. Questo perché? Perché utilizza una linea molto marcata a definire le anatomie dei personaggi, in questo caso si tratta di due stazioni della Via Crucis, e quindi la definizione, in questo caso del Cristo, è molto netta, quasi monumentale. Ma allo stesso tempo, ecco, questa linea così, questo tratto così nervoso, ci serve quasi solo esclusivamente per definire, dare una forma, farlo emergere dal disegno. Una curiosità, questi bozzetti realizzati per la chiesa appunto del Sacro Cuore di Quartu, nella stessa chiesa, a partire dal 60, scusate, dal 59, lo stesso canonico Cesare Perra prese, come dire, le funzioni di sacerdote, quindi della parrocchia, ed è per questo evidentemente che lo stesso canonico poi prese carico questo bozzetto qua. Ma diciamo, non solo disegni abbiamo all'interno della collezione Terra, perché abbiamo anche altre tecniche, una su tutte, la silografia. Mi sto spostando all'interno della sala, eccoci qua. Allora, la silografia è presente in larga misura all'interno della collezione Perra. Abbiamo diverse opere di silografia e prima di farvi vedere quali sono le opere che abbiamo in collezione, vi faccio vedere un po', cerco, diciamo, di farvi vedere, di farvi capire come funziona la tecnica silografica. Intanto è una tecnica a rilievo. Cosa significa? Una tecnica a rilievo che utilizza una matrice. Ecco, questa è una matrice, in questo caso è una matrice in linoleum. Solitamente la silografia utilizza una matrice, come dice la parola stessa, xylos, utilizza una matrice di legno. Quindi silografia significa appunto scrivere sul legno. In un certo modo scrivere con che cosa? Voi direte, si utilizza una penna come hai fatto tu? No, scrivere sul legno significa appunto andare a intervenire con degli strumenti che sono le sgorbie, e tramite le sgorbie, appunto, cosa si fa? Va a realizzare il disegno preparatorio. Il disegno preparatorio viene realizzato in negativo, in modo tale poi da avere, diciamo,
diciamo, la posizione poi corretta una volta che si stampa, e quindi si va poi a levare via tramite le sgorbie, che sono appunto questi elementi metallici qua, incavi, che servono proprio a tirar via il legno, o in questo caso la materia, diciamo in generale, dalla nostra matrice. E come funziona? Tutta la materia che noi portiamo via darà vita, una volta che si va ad inchiostrare la nostra matrice, vi faccio vedere delle matrici che abbiamo già lavorato e quindi stampato, quindi le matrici vengono inchiostrate, chiaramente le parti in rilievo accolgono l'inchiostro, e una volta che si va, come dire, a stampare tramite un torchio la nostra matrice, tutte le parti che sono state portate via dalle sgorbie risulteranno bianche, mentre risulteranno inchiostrate tutte le parti a rilievo. Quindi una tecnica abbastanza antica, quella della silografia, che possiamo dire inizia o è ricordata storicamente a partire dalla fine del XIV secolo, mentre in Sardegna abbiamo tutta una serie di lavori importantissimi che partono nel XX secolo, quindi nel Novecento. In collezione noi abbiamo delle opere abbastanza interessanti, soprattutto di artisti che hanno segnato la storia dell'arte in Sardegna. Faccio riferimento ad esempio a Felice Melis Marini, che in realtà, se dobbiamo essere precisi, viene ricordato non per le sue silografie, ma piuttosto per le sue aqueforti, e cioè le incisioni che utilizzavano non una matrice lignea, ma una matrice calcografica, quindi una matrice di metallo. Quindi, giusto per farvi vedere qualche opera di Felice Melis Marini, di aqueforti, diciamo, di sue opere realizzate con matrici calcografiche, vi facciamo vedere, esatto, qualche immagine che abbiamo chiaramente allestito all'interno della mostra e che fanno riferimento a dei libri storici stampati proprio dallo stesso Felice Melis Marini, con una serie di vedute o una serie di immagini che raccontano appunto la vecchia Sardegna, come l'aveva chiamata lui stesso. E pensate che appunto lo stesso Felice Melis Marini nel 1916 venne chiamato dall'editore Epli proprio per scrivere un manuale dedicato all'acquaforte. Quindi questo denota appunto una capacità nel Melis Marini, che arrivò a conoscere la tecnica dell'incisione, l'incisione calcografica, quindi dell'acquaforte e l'acquatinta, direttamente a Roma, perché il Melis Marini era un personaggio, un artista che amava viaggiare, viaggiava tantissimo proprio per conoscere, diciamo, tutta l'arte contemporanea, e per rinnovarsi anche nella sua opera. All'interno però dell'esposizione qui al MUA abbiamo appunto una silografia, la silografia che è datata intorno agli anni 30, e viene datata intorno agli anni 30 per un semplice motivo. Si sa che in questi anni il Melis Marini entrò in contatto con un altro grande personaggio della storia dell'arte sarda. Parliamo di Remo Branca. Remo Branca è ricordato nella storia del Novecento sardo principalmente perché, oltre ad essere anche lui un interessante, un importante artista, che cosa fece? Si fece promotore e soprattutto divulgatore, valorizzatore dell'arte incisoria, principalmente della silografia, chiaramente. Lo ricordiamo perché nel 1938 pubblicò un importantissimo testo, volumi che state vedendo in video, dedicati proprio alla silografia. Cos'è la silografia? Un volume dove ci sono tutta una serie di elementi che riguardano appunto l'arte incisoria. Tornando appunto al Melis Marini, la silografia che abbiamo presente noi, quindi negli anni 30, entra in contatto con Remo Branca, e da Remo Branca appunto accoglie, inizia a imparare, a conoscere la tecnica della silografia. E allo stesso Remo Branca, il Melis Marini insegnerà la tecnica appunto incisoria con le lastre di metallo. Ma Remo Branca appunto lo dobbiamo ricordare anche per un altro motivo, perché si trovava ad Iglesias, e ad Iglesias che cosa fa? Apre
appunto la sua opera di valorizzazione fu quella di istituire una scuola dedicata proprio alle arti applicate. Nello specifico, visto che è stato un grande divulgatore proprio della xilografia, facciamo riferimento proprio a questa arte qua. E quindi in collezione abbiamo una serie di, possiamo dire, suoi allievi, che di fatto già negli anni 20, 30 del Novecento la critica corse con, diciamo, molto interesse. Fu lo stesso Ettore Cozzani, direttore di una rivista ligure, L'Eroica. Tra l'altro, in questa rivista ci collaborò Giuseppe Biasi, un altro grande artista del Novecento, che fu egli stesso a introdurre nell'isola l'arte della silografia nel 1912. Con la sua prima silografia che comparve in Sardegna, da quel momento lo stesso Remo Branca e poi tutti gli altri artisti sardi iniziarono a praticare quest'arte qua. Tornando agli allievi di Remo Branca, abbiamo due interessantissimi esempi, Enea Marras e Giorgio Carta. Che cosa ci raccontano Enea Marras e Giorgio Carta? Sono due incisori che arrivano chiaramente dall'Iglesiente, entrambi hanno studiato Iglesias con Remo Branca e hanno raccontato, e ci raccontano tutt'oggi perché possiamo vederli, una parte molto importante della società dell'Iglesiente, e cioè quella società rurale, quella società dei minatori, nello specifico in questo caso con il crepuscolo del 35, si va a raccontare attraverso un uso molto sapiente della sgorbia e probabilmente anche del bulino, o comunque diciamo della matrice lignea, con un tratteggio abbastanza netto per definire il tratto chiaroscurale. Che cosa? Due personaggi che arrivano sicuramente dall'ambiente agropastorale. Li fa quasi emergere dalla matrice lignea, andando a eliminare il legno e definendo quindi questa parte bianca, perché vi ricordo che nella parte stampata poi della silografia tutte le parti chiare sono le parti di legno che venivano eliminate, mentre le parti scure, quindi quelle inchiostrate, sono i contorni che non vengono appunto toccati. E lo stesso fa Giorgio Carta, che definisce questi due personaggi, che hanno come titolo Gli Orfani, un po' più tarda rispetto all'opera di Enea Marras, e egli stesso riesce con dei tratti abbastanza netti e definiti, molto più, come dire, ondulati, molto più sinusoidali, a dare questa forma a questi due personaggi che evidentemente abitavano l'ambiente rurale dell'Iglesiente. Per chiudere, una delle ultime opere presenti in collezione, di un altro personaggio che effettivamente ha un collegamento con quello di cui stavamo parlando, non fosse altro perché nacque proprio ad Iglesias. Stiamo parlando di Foyso Foys. Qua a Sydney, Foyso Foys è conosciuto anche per un altro motivo, perché è negli anni 60, nel 64 nello specifico, che realizza murales nella scuola elementare di Via Leonora d'Arborea. È probabilmente il primo murale realizzato in Sardegna, ben prima quindi delle realizzazioni di San Sperate e di Orgosolo, però quello che interessa a noi appunto è l'opera incisoria di Foyso Foys, che per inciso fu probabilmente uno tra gli autori, insieme a Mauro Manca, a segnare quella cesura, quella rottura con quell'arte folclorica che in Sardegna si protraeva da quasi troppi anni. E quindi fu appunto negli anni 50 che Foyso Foys decise di apportare novità, freschezza alla sua composizione. Lo ricordiamo principalmente per la sua pittura, una pittura molto ricca di colori, colori pastello molto accesi, molto vividi, dai rossi ai gialli, ai verdi e anche agli azzurri. Come abbiamo detto prima, nacque ad Iglesias. Da lì poi ebbe, come dire, tutta una serie di vicissitudini che lo portarono a girare un po' per tutta l'Italia, tutta la penisola italiana. Ritornò in Sardegna, però, dove peraltro fu anche direttore del liceo artistico, che oggi porta anche il suo nome, e si interessò tantissimo, diciamo, a delle classi sociali che fino a quel momento, quindi fino agli anni 50, non comparivano assolutamente nelle opere d'arte. E faccio riferimento, ad esempio, ai minatori, ai lavoratori di porto, ai pescatori. Ed è quello che appunto stiamo vedendo anche nell'incisione, nella xilografia La Matanza del 1954. Foyso Foys ebbe un legame fortissimo con i pescatori, non fosse altro perché il nonno fu
il primo ad impiantare in Sardegna un'industria di confezionamento appunto di tonno. E quindi questa curiosità qua ci rimanda appunto evidentemente ad un'esperienza vissuta quotidiana dello stesso Foyso Foyce, che a giudicare dalla sua produzione, perché non è l'unico caso appunto di racconto legato ai pescatori o alla mattanza dei tonni, ma ce n'è uno più celebre, custodito alla Galleria Comunale d'Arte di Cagliari, che racconta proprio l'evento della mattanza. E in quel caso però è una pittura. Nell'incisione, Foyso Foyce si esprime comunque con le sue linee che risultano allo stesso tempo vivide e molto accese, nonostante il cromatismo qua sia completamente assente. Qua c'è un dualismo di, come dire, vuoti e pieni, dato appunto dalle linee che vengono lasciate a risalto e quindi dall'inchiostratura, dal nero che emerge, e riesce a definire e a dare questo senso di espressività anche dei pescatori che compiono il loro lavoro, la loro, come dire, missione, senza peraltro distrarsi quasi dalla composizione che in realtà poi invece Foyso Foyce realizza all'interno della sua incisione. Avremmo, come dire, voglia di citare tantissime altre opere presenti nella nostra collezione, perché non solo Foyso Foyce, non solo Felice Milis Marini, non solo Tarquinio Sini, abbiamo anche altri nomi grandi della storia dell'arte nell'isola. Abbiamo deciso di fare questa visita virtuale così abbastanza breve, abbastanza ristretta, proprio per darvi un assaggio appunto di quello che sarebbe potuto essere una visita in persona qua nel museo, a causa appunto delle norme di contenimento per evitare il contagio. E per cercare di contenere appunto la diffusione del virus in questo momento è stato deciso così. Noi ringraziamo tutte le persone che hanno deciso di seguirci, seguire questa diretta qua. Non è l'unica che faremo, ne abbiamo altre in programma. La prossima, ad esempio, sarà il prossimo sabato, l'orario più o meno sarà sempre lo stesso, e ogni visita sarà dedicata a conoscere tutta la collezione all'interno del Museo Civico. Oltre chiaramente ai maestri della grafica, abbiamo anche la collezione Franco D'Aspro, è una collezione abbastanza interessante, abbastanza nutrita, archeologica. Quindi l'augurio è quello di vedervi prossimamente e vi ringraziamo appunto per averci seguito. Grazie.